Ciao a tutti e benvenuti all'interno di questo nuovissimo video. Io sono Andrea Nuzzi e quest'oggi andremo a vedere le 7 regole che dobbiamo assolutamente rispettare se vogliamo fare un qualcosa di grande e impattante per il nostro futuro. Tutte le informazioni che andrò a dirvi all'interno di questo video le ho prese dal libro Le 7 regole del successo di Stephen Covey. Andremo proprio a vedere delle brevi informazioni su questo libro e poi andremo ad analizzare ogni singola regola per apprendere il concetto fondamentale che c'è dietro. Ma detto questo, partiamo subito con il video. Il libro Le 7 regole del successo di Stephen Covey è un best seller nell'ambito della crescita personale che propone una serie di principi etici e di comportamento che possono aiutare le persone a raggiungere il proprio successo personale o professionale. Questo libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1990 e da allora è stato tradotto in numerose lingue ed è diventato best seller in tutto il mondo, vendendo letteralmente milioni di copie. E in questo libro l'autore cosa fa? Semplicemente stabilisce quelli che sono i principi per ottenere il successo professionale e personale. Detto questo, andiamo proprio a vedere nel concreto quali siano queste 7 regole. Regola numero 1: sii proattivo. Essere proattivi significa assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano, piuttosto che attribuire la colpa a un qualcosa di esterno. Invece di lamentarsi e sentirsi impotenti davanti alle circostanze, le persone proattive cercano di capire come influenzare positivamente la realtà che li circonda. Per esserlo è necessario avere una visione chiara dei propri obiettivi e di tutte quelle azioni necessarie e tutti i vari step da fare per raggiungerli. E in questo modo avremo la possibilità di anticipare alcuni ostacoli e trovare delle soluzioni efficaci per poi superarli. La proattività non è un'abilità scontata, è un'abilità che va acquisita con il passare del tempo e richiede tanta disciplina. Però essere proattivi può migliorare significativamente la qualità della nostra vita. Per farvi comprendere appieno quanto sia importante essere proattivi, io vi voglio raccontare un aneddoto. Quando ho avviato la mia prima attività online nel maggio del 2021, quindi ormai quasi 2 anni fa, non ho ottenuto risultati sin da subito. Esattamente nei primi 6 mesi praticamente non ho guadagnato nulla, andavo in pari con le spese ogni volta e poi vedevo qualche ragazzino, qualche ragazzo, ragazza che in pochissimo tempo cosa faceva? Iniziava lo stesso business e otteneva più risultati di me. Allora cosa facevo? Non è che davo colpa a me stesso di non fare abbastanza azione, di non formarmi abbastanza, bensì davo la colpa agli altri. Dicevo, ma gli altri sono fortunati, ma sai, ma gli altri non mi permettono di formarmi, ma sai, la scuola mi sta opprimendo, non ho abbastanza tempo, quindi davo sempre la colpa a un qualcosa di esterno. Quando invece ho capito che la colpa l'avessi io, il fatto di non fare abbastanza azione, il fatto di non formarmi abbastanza, allora da quel momento ho deciso realmente di cambiare le regole del gioco, capire esattamente che cosa mi mancava per poi raggiungere i miei obiettivi, e da quel momento ho iniziato ad ottenere un piccolo successo dopo l'altro. Quindi regola numero 1, essere proattivi. Regola numero 2, inizia con la fine in mente. Inizia con la fine, cos'è questo gioco di parole? Questa abitudine implica avere un obiettivo chiaro e sapere esattamente dove si vuole arrivare prima di iniziare un progetto o una qualsiasi attività. Per raggiungere un obiettivo è necessario visualizzarlo in maniera chiara e dettagliata, immaginando come sarebbe la situazione ideale una volta che l'obiettivo è stato raggiunto. Ciò implica immaginare non solo l'obiettivo finale, bensì anche tutti i passaggi intermedi prima di raggiungere quell'obiettivo. E una volta aver visualizzato l'obiettivo che abbiamo in mente, è possibile lavorare in modo strategico per raggiungerlo. Ciò significa quindi stabilire ogni singolo step da fare, quindi pianificare ogni dettaglio e segnare proprio a calendario ogni singola task di ogni giorno della settimana, quindi capire esattamente che cosa andare a fare. Inoltre, iniziare pensando alla fine di quell'attività ci può aiutare a mantenere alta la motivazione, perché quando iniziamo un'attività e l'obiettivo finale lo raggiungeremo dopo 1 anno, 2 anni, 5 anni, la motivazione a continuare molto spesso sparisce o molto spesso in generale cala. E quindi ricordandoci sempre il perché abbiamo iniziato, il dove vogliamo arrivare, quindi la fine di tutto, sicuramente ci aiuterà a spingere sempre di più e fare azione costante nel tempo. E regola numero 3, metti prima le cose importanti. Questa abitudine implica il fatto che molte attività ci sembrano urgenti da portare a termine, ma che in realtà non sono importanti per il raggiungimento del nostro obiettivo a lungo termine. Nonostante questo, però, moltissime persone che cosa fanno? Dedicano la maggior parte del proprio tempo a delle task che sì, sembrano importanti, sembrano urgenti, che in realtà non vanno ad influenzare in modo positivo nel raggiungimento del proprio obiettivo, e quindi semplicemente stanno perdendo tempo, hanno un focus su un qualcosa di sbagliato. Queste attività infatti molto spesso cosa fanno? Richiedono la nostra attenzione immediata, ma in realtà potremmo anche posticiparle o comunque delegarle a qualcuno. Esempio più eclatante
parte sono i messaggi e le email. Ci arriva un messaggio e noi sentiamo la pressione di rispondere istantaneamente a quel messaggio, quando in realtà se rispondiamo dopo 3 ore non muore nessuno. Oppure se chiediamo a un assistente personale, anche a un'automazione, di rispondere al posto nostro, non è che cambia qualcosa. Quindi dedicare tanto tempo alla giornata a rispondere ai messaggi è così necessario? Ovviamente dipende dalla vostra attività professionale, ma non sempre così. Quindi bisogna fare molta attenzione alle cose realmente importanti e impattanti nel nostro percorso, in modo tale da poi portare a termine l'obiettivo che abbiamo in mente e non fallire nel mentre. Raccontandovi anche qua un aneddoto personale, una cosa che mi è capitata spesso durante lo svolgimento delle mie attività online che sto portando avanti già da diversi mesi, mi ritrovavo il calendario strapieno di cose, ma poi andando ad analizzare cosa facessi durante le giornate vedevo che magari passavo un sacco di tempo a editare i video. E allora ho detto: cavolo, ma l'editare dei video è una cosa che è necessaria al raggiungimento dei miei obiettivi? No, quindi posso trovare qualcuno che li edita al posto mio, e quindi ho delegato questa task. Oppure creare le idee per i video, ho detto: cavolo, ma non c'è un'intelligenza artificiale o un qualcosa che mi aiuta? E sto utilizzando ChatGPT per ricercare delle idee o sviluppare le idee che ho in mente. Quindi andiamo ad analizzare ogni singola task per capire se effettivamente sia importante oppure no. La quarta abitudine contenuta nel libro di Stephen Covey è pensa vincente vincente. Questo approccio implica la creazione di una soluzione che sia vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte all'interno di una discussione o negoziazione, cercando di evitare delle soluzioni in cui una parte ha un vantaggio però che va a discapito di altre persone. Infatti il pensiero vincente vincente si basa sulla fiducia e sulla cooperazione delle parti coinvolte all'interno, e l'obiettivo finale di questo modo di pensare è creare una relazione a lungo termine e soprattutto una relazione positiva tra le varie parti, basate sul rispetto reciproco e sulla cooperazione. Nonostante questo, però, in molti casi queste soluzioni vincente vincente richiedono una certa creatività e soprattutto elasticità mentale. Ad esempio, potrebbe essere necessario trovare dei compromessi tra le esigenze delle diverse parti o esplorare soluzioni alternative che vanno a soddisfare l'esigenza di tutti. Questo però richiede una buona comunicazione e soprattutto la capacità di ascoltare l'altra persona, e questo metodo può essere molto molto importante ad esempio nell'ambito lavorativo e può aiutare a promuovere un clima di collaborazione reciproca e rispetto tra i colleghi. Abitudine numero 5 contenuta all'interno del libro: cerca prima di capire e poi di essere capiti. Questo approccio implica l'importanza di ascoltare attentamente gli altri per capire il loro punto di vista e soprattutto le loro esigenze prima di esporre il proprio. Un errore che però molti fanno è che ascoltano per rispondere, quindi ciò che avviene non è realmente un ascolto attivo finalizzato a comprendere il punto di vista dell'altra persona, e questo però può portare a malintesi, conflitti o addirittura a una mancanza di rispetto. Al contrario, l'approccio cerca prima di capire implica la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di comprendere la sua prospettiva e di comprendere appieno le sue esigenze, e poi una volta aver compreso appieno il punto di vista dell'altra persona avremo la possibilità di esporre il nostro. Tuttavia una cosa importante è anche esporre la nostra opinione o comunque esprimere il nostro punto di vista in modo comprensibile, senza puntare a un qualcosa di troppo complesso che mandi in confusione l'altra persona. Abitudine numero 6: crea sinergia. La sinergia è il risultato della collaborazione e della creatività di più persone che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo in comune. La sinergia però si ottiene quando le persone di un determinato gruppo lavorano in modo armonioso, mettendo in comune le loro competenze, idee e soprattutto anche risorse, quindi vari contatti che si hanno, anche disponibilità liquide e cose di questo tipo. E la cosa bella è che quando c'è sinergia in un gruppo, il risultato che si ottiene è maggiore di quello che si potrebbe ottenere sommando ciò che ogni singolo potrebbe fare, perché le persone unite tra loro hanno la possibilità di superare i limiti e trovare soluzioni innovative che come singoli magari non troverebbero. Per trovare però sinergia in un gruppo, ciò che bisogna fare è prima di tutto trovare un obiettivo in comune da raggiungere e poi impegnarsi per raggiungerlo assieme. Altre cose importanti che ci siano sono il rispetto reciproco, fiducia e apertura mentale, ovvero le persone devono essere anche disposte a cambiare le proprie idee, quindi essere disposti ad ascoltare le altre persone e valutare con pensiero critico se ciò che pensano sia la realtà oppure no. E come settima e ultima regola abbiamo affila la sega. Questo proverbio indica l'importanza di prendersi cura di noi stessi in modo olistico, ovvero curando il proprio benessere fisico, mentale, emotivo e anche spirituale. Prendersi cura di se stessi dal punto di vista più fisico significa ad esempio avere uno stile di vita sano, ad esempio attraverso una dieta equilibrata, dell'esercizio fisico o comunque inserendo all'interno della nostra quotidianità
quotidianità delle abitudini sane. Tra le varie abitudini che dovremmo inserire per migliorare un po' sotto ogni punto di vista, quindi dal punto di vista mentale, emotivo, fisico e spirituale, possiamo avere la meditazione, lo yoga, la lettura o comunque in generale l'apprendimento costante, la mindfulness e l'autoriflessione. Quindi delle abitudini che potremmo inserire a partire sin da oggi per impattare positivamente all'interno delle nostre vite. E tutte queste abitudini ci aiutano a vivere in un modo più sano, felice, appagante, e ci permette di affrontare le sfide della vita con maggiore forza e resilienza. Quindi queste erano le 7 regole da seguire per ottenere il successo nella propria vita secondo Stephen Covey. Questi sono un po' i principi guida che io ho cercato di attuare nella mia vita già da mesi, se non anche anni, e mi sto trovando davvero molto bene. Se c'era qualche punto a voi sconosciuto, quindi qualcosa che stavate ignorando fino ad oggi, mi raccomando, andate più a fondo, cercate di studiarlo nel dettaglio e soprattutto applicarlo nelle vostre vite. Ma comunque per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo martedì prossimo alle 14, sempre su questo canale. Ciao!